Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Parola del Signore. In questa quarta domenica di Pasqua, dedicata alla lettura del brano del Buon Pastore in tutti gli anni liturgici, si celebra anche la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione. Gesù ha detto: «Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe», e noi oggi con tutta la Chiesa chiediamo al Signore che apra il cuore di tanti giovani, di tante ragazze, che Lui chiama a consacrarsi totalmente a Lui nella vita sacerdotale, religiosa, missionaria, contemplativa, la vita consacrata in tante sue forme, tutta la fantasia dello Spirito Santo. Sicuramente il Signore continua a chiamare. Perché tanti giovani invece non rispondono? Perché non trovano le condizioni favorevoli in famiglia, nel loro cuore prima di tutto, ma anche intorno a loro, nella comunità cristiana, negli amici, le condizioni come in un terreno, diciamo, ormai arido, screpolato, in cui il seme della parola e della chiamata non germoglia. Ecco, chiedi a questo un impegno per tutti, non solo quello certo di pregare, prima di tutto, per le vocazioni, ma anche di creare l'ambiente favorevole e prima di tutto di dare la propria testimonianza che seguire Gesù, come dice Padre Ronchi, è l'affare più bello della vita, la cosa più bella che ti possa capitare. Perché, come dice il Vangelo di oggi, Gesù è il buon pastore, colui che dà la vita per le sue pecore, cioè ci dà vita ai giorni, cioè rende la vita luminosa, nonostante le fatiche che sempre ci sono, nonostante i dolori, i lutti e tutto quello che può succedere, la vita insieme al buon pastore diventa un cammino verso i pascoli erbosi, come dice il Salmo, verso le acque tranquille, cioè verso ciò che nutre la vita di speranza, di gioia, di servizio, di perdono, di valori grandi, di valori belli e che ti aiutano a fare anche tu, come diventare anche tu un pastore delle altre persone, cioè prenderti cura della vita delle persone che ti sono affidate. Sarà tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, e questo potremmo dire che è anche normale, anche se lo è sempre di meno, prendersi cura di queste persone. Ma poi ci sono i tuoi amici, i tuoi vicini di casa, i tuoi colleghi di lavoro, le persone che fanno parte della nostra vita. Ecco, il Signore spesso ce le affida, chiede anche a noi di essere per loro pastori, diciamo così, che aiutano a vivere, che danno loro un po' di vita, e di vita vuol dire di amore, di attenzione, di ascolto, di annuncio del Signore. Ecco, quindi siamo insieme pecore e pastori. Pecore perché il Signore ci affida a delle persone, perché Lui si prende cura di noi. Pastori perché ci affida anche a noi delle persone. E possiamo, chiediamo al Signore, essere tutti insieme, pastori e pecore, una famiglia che cammina insieme a Gesù, il primo pastore,
di cui dobbiamo ascoltare la voce per trovare la vita.